perché è intervenuto, perdonate, presidente della Gran Sasso Acqua. Io mi ricordo qualche mese fa, dopo pagarsi il sindaco, è certo. No, dicevo l'ultimo tecnico, poi c'è il sindaco che dovrebbe riassumere e darci delle garanzie e delle certezze. No, dicevo qualche mese fa siamo in un convegno fatto alla Regione Abruzzo con il presidente Chiodi, ci fu un protocollo d'intesa dove la Gran Sasso Acqua venivano dati 26 milioni di euro, giusto? E per fare i sottoservizi, almeno così si disse, poi non so, che fine hanno fatto i soldi, visto che il dottor Cicchetti ci ha detto se entro un mese non li spendono io li riprendo, e ho dei testimoni perché nella riunione con il dottor Cicchetti eravamo in 6 o 7. Quindi le chiedo, mi scuso per averle detto ingegnere, ma lei è un dottore commercialista, volevo sapere che fine hanno fatto questi soldi. Grazie. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito che ho accettato di buon grado e ho risposto subito, la prima volta che partecipo a questa assemblea, e non avevo chiesto la parola, avevo solamente detto di inserirmi affinché ci fosse la possibilità da parte della platea di sapere che c'era la disponibilità a rispondere a domande che riguardavano l'attività. Cosa? Sì, arrivo, però volevo dare una notizia. La notizia è questa, siccome una disponibilità, siccome avete detto che non avete una sede per fare le vostre assemblee e se per caso entro l'inverno non c'è questa disponibilità, visto che il comune non è che ha la bacchetta magica, noi abbiamo realizzato subito dopo il terremoto la nuova sede aziendale, che non so chi è venuto su da noi, una bellissima sede a 2000 metri quadrati, sulla parte alta della città San Giacomo, e si vede tutta la città che sembra non danneggiata dal terremoto. Ci sono 100 posti a sedere, se le assemblee sono particolarmente partecipate, io do la disponibilità e potete in qualche modo utilizzare questa nuova sede. Era un atto dovuto, secondo me, visto le difficoltà che avete rappresentato. Per quanto riguarda invece il riferimento che faceva lei, il decreto di ammissione della Gran Sasso Acqua S.p.A., qui va dato atto che tramite la nostra struttura tecnica è stata possibile fare una quantificazione all'interno del perimetro del centro storico della città dell'Aquila, quindi 27 milioni di euro sono solo per il centro storico della città dell'Aquila, il decreto è dei primi di dicembre. Chiaramente da quella data sono partite una serie di valutazioni in collaborazione stretta con il Comune dell'Aquila e con anche le altre società che gestiscono i sottoservizi affinché si potesse fare una sorta di proiezione delle esigenze in qualche modo in prospettiva della riorganizzazione dei sottoservizi. Quindi ci è voluto del tempo, soprattutto dopo che il Consiglio Comunale dell'Aquila ha deliberato le direttrici principali, individuandole dalla Villa Comunale fino alla Fontana Luminosa, da Palazzo Margherita fino a San Bernardino, questo famoso sogno del tunnel intelligente che poi ha avuto un breve passaggio di valutazione e poi è stato in qualche modo accantonato attraverso una nuova azione da un punto di vista tecnologico, che sono questi manufatti comuni, ma che permetteranno di andare più velocemente e speditamente nella realizzazione degli interventi. Abbiamo lavorato alla progettazione esecutiva, non solo delle direttrici principali, stiamo partendo, quella chiaramente sarà un po' più lunga, ci vorranno dei mesi, ma anche sulle aree a breve, e fra le aree a breve ce n'è una che è stata la prima individuata, quella di Santa Maria di Salta San Bernardino, e abbiamo elaborato, perché al di là della progettazione esecutiva che ci siamo accollati noi come struttura tecnica, presentandolo proprio all'ultimo tavolo che c'è stato alla presenza del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, il dottor Gianni Letta, una procedura, snella, attraverso un'approvazione regolamentare nel rispetto del regolamento sugli appalti, per poter aggiudicare i lavori. E dico con franchezza, devo prendere atto che qualche perplessità mi è venuta sulla esigenza di determinare una velocità così tanto declamata da parte dei soggetti che ci hanno affidato i fondi, che noi chiaramente ringraziamo perché è stato un passaggio importante, per il semplice motivo che nel momento in cui io ho affermato che avremmo optato per una qualificazione delle imprese
risparmiando tutti i tempi degli appalti che noi dobbiamo fare, perché non si tratta di un appalto unico, si tratta di appalti frazionati, ma non è un frazionamento scientifico in funzione di un superamento delle soglie che determinerebbero in qualche modo l'abbassamento della problematicità sulle gare di appalto. Per fare una volta per tutte, in 3 mesi, un regolamento attuativo, la qualificazione delle imprese e poi di volta in volta che ci abbiamo progetti esecutivi, avviare nell'arco di 20 giorni, un mese, aggiudicare i lavori, abbiamo avuto qualche perplessità perché ci è stato detto: guardate, qua c'è una colpa e vigilandoci dovete dire che cosa state facendo. Tant'è vero che il prefetto giovedì ha convocato una riunione proprio per questo motivo qua. Allora io al tavolo, presente il sindaco, presente l'assessore alla ricostruzione, ho detto che a mio modesto avviso i tempi della ricostruzione passano per l'assunzione delle responsabilità da parte dei soggetti che attuano le procedure della ricostruzione. Allora, nel momento in cui io propongo una procedura nel rispetto del nuovo regolamento sugli appalti, del decreto legge 70 entrato in vigore metà maggio, il nuovo regolamento sugli appalti entrato in vigore l'8 oggi, se non vado errato, non mi posso sentir dire che c'è una difficoltà riconducibile alla colpa in vigilanza, perché è chiaro che noi facciamo procedure nel rispetto della normativa, è chiaro che noi abbiamo la volontà di andare avanti nel più breve tempo possibile. Se questo passerà, noi fine luglio iniziamo con Santa Maria di Farfa, San Bernardino, andiamo avanti con le progettazioni esecutive e di volta in volta, con questa nuova procedura in qualche modo determinata e concessaci dalla normativa di riferimento, noi andiamo piano piano ad aggiudicare i lavori. Cosa? Sì. Nel senso, noi non solo facciamo il discorso riconducibile acqua, fognatura, sia acque nere che acque bianche, ma abbiamo assunto il coordinamento, questa sempre per concessione, ma la concessione ci è stata fatta in funzione di tutto ciò che è stato fatto per il superamento dell'emergenza, perché la Gran Sasso Acqua è stata impegnata anche nella realizzazione del progetto GAT, nei MAP, nei MUSP, in tutto ciò che è servito, quindi la certificazione della qualità del nostro lavoro c'è stata e ci è stato assegnato anche il coordinamento e la gestione dei sottoservizi. In buona sostanza noi dovremo solamente presentare, perché il finanziamento è riconducibile alla rete idrica e fognaria, dobbiamo presentare una piccola variante sulla progettazione per avere il contributo sulle parti comuni, quindi metteremo dentro il gas va per fatti suoi, metteremo dentro pubblica illuminazione, Enel, Energia e Telecom. Un'ultima cosa, spero di essere stato chiaro anche se il tempo stringe, quindi c'è la nostra volontà di andare celere, di andare veloce, speriamo nell'arco di un anno e mezzo riuscire a raggiungere questo obiettivo, c'è una iniziativa simbolica che abbiamo posto in essere, riconducibile alle situazioni particolari del centro storico, e domenica alle 10:30 siete invitati, vi formalizzo l'invito, ci sarà la riapertura della fontana in piazza Santa Maria Paganica, abbiamo riportato l'acqua, lì ci sono degli edifici agibili, quindi si può verificare il rientro a casa di alcuni cittadini, c'è un ristorante che ha aperto l'attività ed è un'iniziativa in collaborazione con un'associazione molto attiva.